Secondo alcuni il calcio è un gioco semplice, e se questo sia vero o no, io sinceramente non so dirvelo. Posso però dirvi con assoluta certezza che il fantacalcio invece è un gioco complesso. E io non so se siete già d'accordo con me, se lo sarete alla fine di questo video, o se invece non lo sarete mai. Ma io, Ludovico Rossini, sono giunto alla conclusione già da qualche mese che quello appena concluso sia stato nettamente il fantacalcio più difficile di sempre. E questo video esiste per portare acqua al mio mulino. E allora facciamo girare le pale. Come Lewis Hamilton, stai sempre a piangere, a lamentarti, ma poi di questo che fa tutto il culo dei mondi. Ludovico, c'è una vita oltre il fantacalcio. Nettamente il miglior giocatore di fantacalcio che abbia mai conosciuto. Ciao, io non sono Ludovico Rossini, ma questo, insomma, si può capire. Questo però è il canale di Ludovico Rossini, in cui si fanno video sul fantacalcio che parlano d'altro e video che sembra trattino altro, ma che in realtà parlano di fantacalcio. Per chi si stesse chiedendo se farò un video recap dedicato ai 6 fantacalci della stagione appena conclusa, no, non lo farò. Mi prendo però un minuto per farlo qua, in premessa a questo video. Fantacalcio Classica 8 con Michele e Francesca, una competizione, campionato, primo posto. Fantacalcio Mantra 10 col mio grafico Marco, due competizioni, campionato e Formula 1, primo posto e primo posto. Fantacalcio Manageriale a 16 squadre Serie B, tre competizioni, primo posto in campionato, uscito ai quarti sia in Coppa di B che in Coppa Nazionale. Mio Mantra Storico, due competizioni, campionato e Formula 1, primo posto e primo posto. Classica 8 Storico, due competizioni, campionato, quarto posto, Formula 1, secondo posto. Fanta YouTube, una competizione, campionato, terzo posto. 4 vittorie, 8 premi totali su 6 Fanta, ci avrei messo la firma inizio anno? Ovviamente sì, ma non ci avrei messo la firma solo all'inizio dell'anno, ce l'avrei messa anche durante, perché devo dire che quest'anno è stato un anno veramente difficile per giocare al fantacalcio. Immagino chi si è giocato il primo fantacalcio della sua vita proprio quest'anno. Auguroni. E proprio durante l'anno l'impressione di non riuscire a domare l'onda degli eventi, beh, ce l'ho avuta. Anzi, delle volte l'ho domata proprio sto cazzo, ma travolto e via. Cominciamo. In un anno pandemico era abbastanza semplice supporre che il Covid, così come ha colpito tanti settori del vivere sociale, civile, occidentale, avrebbe colpito anche il calcio e quindi di conseguenza anche il fantacalcio. Però non era obbligatorio, non è che per forza doveva durare un anno, non è che per forza doveva colpire, perché non è che tutti i settori siano stati colpiti così tanto, ma insomma. Bene, questo è stato un anno che, ahimè, ha interpretato al meglio la legge di Murphy. La legge di Murphy è un insieme di paradossi pseudoscientifici a carattere ironico e caricaturale. Si possono idealmente riassumere nel primo assioma, che è in realtà la legge di Murphy vera e propria. Se qualcosa può andare storto, lo farà. Se infatti prendiamo in esame singolarmente i seguenti 8 punti che sto per disvelarvi, in realtà capiremo che non è che si tratta di roba impossibile, improponibile, che non succede mai. Però ciò che è risultato paradossale è stata la compresenza di tutti questi fattori che potevano accadere, sono successi e sono successi tutti insieme. Ciao Nico, sto cercando di fare un video con un po' di dati incredibili sull'ultima stagione fantacalcistica che dimostrino come sia stata una roba proprio incredibile, paradossale, assurda. Insomma, mi daresti una mano a cercare qualche dato? Ludovico, sono mesi che diciamo di fare sto video. Sei tu che mi dai buca di continuo, stai bene? Io certo che continuo a starci, ovviamente. Non so se con questo vocale, però tu tra l'altro mi vuoi anche inconsciamente dire che ti sei dimenticato di tutti i messaggi che ci siamo scambiati in questi mesi. In quel caso me lo dici, lo ammetti, io prendo tutti i dati che ho trovato per te e li regalo al primo fantallenatore che incontro. Buonasera. Ed ora per voi gli 8 motivi. Numero 1, quanti cazzo di gol? Costruzione dal basso, 5 sostituzioni, ricordo 5 sostituzioni per citare un filosofo, mancanza di pubblico che porta magari anche mancanza di concentrazione, eccesso di rigori concessi. Insomma, mettetela come volete, ma nelle 380 partite di quest'anno in Serie A sono stati segnati 1160 gol. Nei tornei a 20 squadre, soltanto nel biennio 49-51, e nel 51 mio nonno Nicola aveva 7 anni, per dirvi, si è segnato di più. Questi gol fatti sono tutti bonus. Più 3, punti e mezzi punti sui voti base, il fattore più 1 può essere determinante. Quest'anno si è segnato di più, ma con meno rigori. 150 in Serie A quest'anno, 187 l'anno scorso, quindi magari questi gol non su rigore hanno un assist. Quindi chissà quanti più uno in più rispetto all'anno scorso.
Il 12 maggio 2021 Cagliari Fiorentina fanno 0-0. In quel momento della stagione l'ultimo 0-0 in Serie A era stato, come segnalatomi su Twitter da Giuseppe Pastore, 122 partite prima. È stato l'anno dei punteggi tennistici al fantacalcio. Quanti me ne avete mandati nei direct pensando di essere quelli che avevano fatto più bonus di tutti, invece no, arrivava subito uno dopo che aveva fatto più bonus di voi. E se tutti segnano, se non ci sono più regolaristi di una volta, o ci stanno ma non ci fa incazzo, se ogni giocatore che può segnare segna, il fanta diventa imprevedibile. E tutto ciò che è imprevedibile, il più delle volte, è difficile. A meno che non siate vandalisti, ma in quel caso occhio ai vasi quando passate sotto i terrazzi e agli autobus quando attraversate la strada. Numero 2, il Covid. Poteva per carità essere il fattore sopra tutti gli altri fattori, ma non sarebbe stato esaustivo, anche se ovviamente c'è un po' di Covid in ognuno degli altri 7 punti. Infortuni per Covid, quarantene, giocatori che prendono il Covid e non sono più gli stessi di prima, oppure comunque ci mettono un po', partite giocate con tantissimi assenti e quindi molto imprevedibili, partite decisive recuperate dopo mesi e mesi come Juve-Napoli o Lazio-Torino, che anche se facevi 6 politico, comunque era importante quel 6 politico, perché si parlava di giocatori decisivi al Fanta. Insomma, il Covid c'era, sarebbe potuto scomparire così all'improvviso in un abbraccio, invece no. Che poi mi chiedo che senso abbia far uscire questo video adesso e che tutti pensano alla più grande invenzione del secolo, il Fanta europeo, e chi se ne frega di fare un'attenta valutazione del passato per pianificare al meglio il futuro, visto che questo paese non ha memoria. Numero 3, intrusi fra i top player. Le sorprese di tanto in tanto ci sono, se pensiamo a Piontek qualche anno fa. Cioè sono quei giocatori che per rapporto qualità-prezzo ti fanno cambiare totalmente la stagione. Quest'anno poteva succedere ed è successo in modo incredibile. Vlahovic, lo avete pagato un credito o poco più a inizio anno. Simi, un buon terzo slot ai nastri di partenza. 21 e 20 gol. Lì, nell'Olimpo del campionato con Immobile, Ronaldo, Muriel, Lukaku. Così come tra l'altro quest'anno poteva succedere che giocatori come Destro e Zola, incredibili intrusi della prima parte, risultassero scomparsi nella seconda parte di stagione. Poteva succedere anche questo? È successo. Numero 4, pochissimi cambi in panchina. Ma come, Ludovic, come può essere un fattore negativo al Fanta che non cambiano gli allenatori? Abbassa il livello di imprevedibilità e l'imprevedibilità è difficile. Vero in parte, questa però è un po' controintuitiva. I cambi d'allenatore portano spesso delle scosse positive. Facciamo un esempio meno banale, vedi la Champions. Bayern Monaco l'anno scorso cambia allenatore, va in finale e vince. Il primo Real di Zidane vince, era subentrato. Il caso più clamoroso è il Chelsea. 3 volte in finale, 3 volte con l'allenatore cambiato a metà stagione, 2 volte ha pure vinto. Non è che si cambi spesso a quei livelli, però quando succede porta benefici. Torino, Genoa, Crotone, Cagliari hanno cambiato, ma spesso era già tardi. E infatti solo il Genoa tra queste ha avuto uno sconvolgimento fantacalcistico positivo e prevedibile. E ha cambiato, come un po' fa sempre, prima delle altre. Simi è un caso a parte, infatti è stato trattato in questo video qua. E comunque dimostra che le scosse sono positive. Queste scosse, questi cambi d'allenatore permettono a giocatori che fino a quel momento sono stati flop di riscattare la stagione. E certi cambiamenti in corsa vengono intercettati dal fantallenatore capace, che aggredisce il gioco, è reattivo al gioco ed è pronto a sfruttare l'occasione scambiando o non scambiando, con determinate decisioni all'asta di riparazione o negli svincoli. Reagisce in maniera attiva, creandosi un vantaggio invece nei confronti dei fantallenatori che giocano al fantacalcio in maniera passiva, che non fanno scambi, non seguono il campionato con particolare attenzione, ma loro non cambia niente. Mai. A quelli bravi sì, a quelli bravi questa staticità nelle panchine ha fatto male. Ha creato difficoltà nel processo decisionale, ha fatto ammuffire certi giocatori, certe occasioni. È stata un po' una merda. Numero 5, medie voto pazzesche. Tanti bonus vuol dire anche avere a che fare con fantamedie incredibili. E quindi per voi fare costantemente 72 può anche non bastare per vincere. Un dato comparativo su tutti. Quest'anno i centrocampisti con una fanta media pari o superiore al 7 sono stati 18. L'anno scorso 10, 2 anni fa appena 4, di cui tra l'altro soltanto Ilicic con più di 13 presenze. Numero 6, capitani litigiosi. Era già successo in passato, certo, ma vuoi mettere il fantacalcio 2021 battuto da un precedente? Nah.
E allora, se casi come quelli di Icardi, capitano, non più capitano, nell'Inter di Spalletti, sono già successi in passato, per quanto rari, quest'anno si è voluto raddoppiare, prima Gomez all'Atalanta e poi Dzeko alla Roma. Situazioni che hanno sconvolto gerarchie e lasciato fantallenatori con un pugno di mosche. E tutto senza alcuna possibilità di prevederlo, cioè dal niente, così, de botto. Poteva succedere? È successo. Numero 7, troppi flop clamorosi. E direttamente legate alle liti nello spogliatoio, ci sono flop stagionali come Dzeko e Gomez. Ma come non inserire in questo discorso, tra l'altro, anche Dybala? Se pensiamo all'anno scorso, l'unico flop è stato Piontek. Piontek è stato, tra l'altro, prontamente rimpiazzato da Ibrahimovic. Quest'anno, invece, parliamo del super top di centrocampo, Gomez, e di due primi slot bassi o secondi slot d'attacco, che sono proprio Dzeko e Dybala. Rapporto 3-1. Poteva succedere, e ovviamente è successo. Ma volendo scendere più ancora nello specifico, è impossibile non considerare due flop come Belotti e Caputo. Caputo perché è stato alle prese con dei problemi fisici che non l'hanno mai afflitto in questo modo in carriera. Belotti, invece, che è un giocatore che ti garantisce 15-18 gol a stagione, è arrivato anche a più di 20, quest'anno si è fermato a 13. Numero 8, caos portieri nelle ultime giornate. Probabilmente, forse, miei cari, è il caso di correre ai ripari. Sì, perché se questo andazzo di iniziare a mettere i secondi, terzi, quarti portieri a 4-5 giornate dal termine diventa la regola, beh, siamo nella merda, signori. Saprei dirlo diversamente. Forse noi poveri presidenti di Lega dovremmo iniziare a pensare a uno stratagemma, una regola aggiuntiva. Magari il quarto portiere nelle rose classic, magari il blocco di portieri. Al mantra sei un po' più coperto, perché di regola te lo puoi già prendere il quarto, quinto, sesto portiere, se ti va, almeno nelle regole base e non quelle che copiano il classic. Innegabile però che in questo fantacalcio Fuzzato e Pandur abbiano condizionato a merda il finale di stagione. Che io mi immagino gli sfortunati fosse solo De Mirante e Paolo Lopez e Di Silvestri, che dice vabbè dai, qualcuno la zompa, no, non tutto il finale di campionato decisivo. Poteva succedere, è successo. In Interstellar, Christopher Nolan e il fratello, che nominiamolo, se no sti sceneggiatori sembra che non continuino mai un cazzo, cercano di dare alla legge di Murphy una sorta di valore positivo. Ossia, quando il padre, il protagonista, Cooper, risponde alla figlia, Murphy, che teme di chiamarsi come una cosa brutta, dicendole che la legge di Murphy non significa che accadrà per forza una cosa brutta, ma che tutto quello che può succedere accadrà. Siamo sinceri, con tutto l'amore per Nolan, è una stronzata. Una bugia bianca, se la vogliamo dire coi guanti. Perché la legge di Murphy è lì, in tutto il suo ironico paradosso pseudoscientifico, a dimostrare che la vita è una merda. A dimostrare che la sfiga accade. Per dimostrare come siamo a capo del processo, ma non del risultato. Per dimostrare come dobbiamo impegnare noi stessi per domare le onde, consapevoli che comunque potrebbe non servire un cazzo. Consapevoli comunque, che si vinca o che si perda, che un fantacalcio come quello che abbiamo appena giocato non ci sarà più. Non che non ce ne potranno essere altri belli in maniera diversa. Ma nell'anno più difficile del pianeta, almeno da quando mi hanno messo al mondo, il Fanta, questo Fanta, ci ha portato un numero di emozioni che nessun altro mai. Ci ha tenuto compagnia nei weekend in zona rossa, ci ha mantenuto in contatto dentro quelle chat improponibili su WhatsApp con amici che non potevamo vedere. E sì, certo, ci saremmo potuti aspettare tutto quanto, ma quando mai Babbo Natale va portato tutti i regali della letterina? E invece siamo proprio qui a mettere in archivio qualcosa di speciale, in un posto in bacheca altrettanto speciale che gli avevamo già riservato in partenza. Il Fantacalcio 2020-2021 non ha deluso le aspettative. Lui ha fatto quello che doveva fare. Ed è stato proprio quel mare in burrasca che ci aspettavamo. E adesso, se non gli dispiace, se non vi dispiace, se non ci dispiace, un po' di calma. Bene, potrei decidere di aiutarti per cementare questa nostra amicizia che potrebbe sfociare, lo sai, in uno spoiler che potrei non spoilerare in questo vocale, ma vabbè, chissà. Comunque, stracciamo questo velo di maglia. Diciamolo a chi guarda che tutto quello che sto dicendo tu me lo hai scritto e che io di fatto sto semplicemente leggendo per arricchire la trama di questo video che speri possa risultare interessante per le future generazioni di fidanzate di fantallenatori che si interesseranno a questo magnifico gioco, facilitate dal fatto che altro che competenza, io sono proprio un bel ragazzo. Mi hai scritto pure questa. Tutto questo sole è bello per dare, ma tenetevi andare perché la mia fotografia non prevede che...
che c'è sia tutta sta luce. E